Amici di Maria Caterini, siamo alla presentazione di Come una madre, la nuova fiction di Rai 1, e qui ai nostri microfoni abbiamo Sebastiano Somma, che è uno degli interpreti che interpreta l'agente Sforza, che è un agente dei servizi segreti, e irrompe con una certa, se vogliamo, irruenza nella storia, ma da subito. Buongiorno Sebastiano Somma, ci racconta il suo personaggio? Un agente dei servizi segreti, come già detto, che porta avanti un'indagine con un parallelismo. Da una parte l'indagine, quindi l'uomo legato all'istituzione, che è appunto quella dei servizi segreti, dall'altra parte è un uomo che ha delle zone oscure, ha delle zone poco chiare. Quindi è stato molto interessante lavorare su queste due sfaccettature all'interno di una storia che può essere un film d'avventura, una favola, ma anche un thriller, dove si raccontano soprattutto le zone belle del nostro paese e la zona anche oscura del nostro paese, le delusioni, le concussioni, le collusioni. Il mio personaggio sta un po' nel mezzo, quindi sì, un agente dei servizi segreti. Mancava un po' dal video della televisione, almeno per quanto riguarda la fiction. Com'è stato questo suo ritorno e soprattutto che cosa rappresenta per lei? Perché ha scelto questo personaggio? Come ha approcciato il personaggio? Il ritorno è un ritorno, cioè non sono mai andato da nessuna parte, perché ho continuato a fare il mio lavoro in teatro in maniera molto alta e continuo ancora oggi, sono in tournée con Lo Sguardo al Ponte, con lo spettacolo su Dalle Battisti, quindi c'è un continuo lavorare. E diciamo che negli ultimi tempi non mi erano più capitati personaggi estremamente interessanti, per cui ho preferito aspettare, e adesso c'è la possibilità, appunto, grazie alla Rai Fiction e alla regia di Andrea Porporati, di riaffacciarmi con un ruolo inedito che mi ha divertito molto fare. Chiaramente poi mi auguro anche che possa avere un seguito, qualcosa per poter raccontare ancora al pubblico televisivo, che mi ha sicuramente amato e che io ho amato in tutti questi anni, di potermi riaffacciare anche con cose diverse, se vogliamo. Insomma, comunque il mio rapporto con la televisione è sempre molto forte, molto bello. Questi anni mi sono mancati a livello televisivo, ma per fortuna il pubblico è venuto a trovarmi a teatro. Che cosa è in programma, appunto, dal punto di vista teatrale, ma anche con Lo Sguardo al Ponte, anche in questo periodo, di Arthur Mill, la regia di La Manna, e poi con lo spettacolo di cui ho fatto anche la regia, che è Lucio incontra Lucio, la vita dedicata ai due grandi Lucio Dalla e Lucio Battisti, che si riaffaccerà di nuovo a marzo, il mese che ha dato i Natali a Lucio Dalla e Lucio Battisti, scritto da Liberato Sant'Antonio. C'è anche qualche anticipazione per quanto riguarda la TV? C'ho delle cose in uscita col cinema, piccole partecipazioni interessanti, un film che si chiama Mare di Grano, che probabilmente si vedrà sulle reti Rai quanto prima, insomma, un film che verrà programmato sulle reti Rai, la regia di Guarducci, un film molto divertente anche quello sul mondo dell'infanzia soprattutto, e poi vedremo in futuro che cosa ci riserva. Grazie mille. Grazie a te, auguri.